Era questa l'ultima notizia del nostro News Flash. Prima di passare alle previsioni del tempo, come ogni sabato, vediamo qual è il segno zodiacale con l'oroscopo più favorevole per il weekend. Questa settimana è l'Acquario. Per i nati sotto questo segno continua la presenza benefica di Giove. Una sorpresa che arriva al momento giusto per impostare un ambizioso progetto vi darà la carica per tutta la settimana. Siate disponibili alle novità. Bene, vediamo ora che tempo avremo fino a lunedì. Su tutta la Svizzera tempo perturbato dovuto alla discesa. Mi ha lasciato la radio accesa. Scandinavia. Oh, aspetta. Su tutte le Alpi abbondanti nevicate, particolarmente in Engadina. Si prevede un'attenuazione dei fenomeni in serata. Ok, puoi spegnere. Temperatura della notte. Ma che ti prende? Ma niente, temevo che ci fosse il capo. Lo scusi, non è sempre così. A volte è anche peggio. Si accomodi, la mamma sta preparando il tè. Grazie. Oh, villa sehr schön, molto bella, molto pentagliata, ben costruita e molto ricca. Lo sa che non ho mai visto mio padre così strano come dopo il colloquio con lei. Ma di cosa avete parlato? Oh, di molte cose. Sì, soprattutto di famiglia, di lavoro, poi la vita e naturalmente la morte. Beh, mica tanto naturalmente. Sì, a parte il suo lavoro, gli altri sono argomenti che non ama trattare. Ah, io ho capito subito, ma siccome a me interessano molto, con certo tatto ho fatto in modo di parlarne. Beh, un colloquio così strano e per di più con un estraneo. Beh, è una specie di miracolo. Ah, molto giusto. Anch'io ho pensato come dire. Chi non era tanto contento di frequentare me? Ma poi, sapete, ci sono argomenti che quando si comincia a discutere sembrano lontani di nostro interesse, di nostra esperienza, come se riguardano solo gli altri. Però poco poco che si fa avanti e si vede chiaro che forse sono gli unici che ci riguardano da vicino. Comunque è strano, quasi quasi sembrava una persona normale. Oh, c'è punta di sarcasmo in sue parole. Oh, ma scusi, non è sempre così di buon umore. A volte è anche peggio. Non va molto d'accordo con nostro padre. Beh, neanch'io per la verità. È che abbiamo un modo completamente diverso di considerare la vita. E il fatto è che tu cerchi sempre lo scontro. Dai, non dire così. Creare una moderata opposizione alla forza che prevarica non è cercare sempre lo scontro. È che quando si tratta di mio padre faccio fatica ad essere moderata. Ma io gli voglio bene. E se qualche volta mi capita di contestare, lo faccio anche per lui. Oh, yeah, molto giusto. Soprattutto quando si fa qualcosa per qualcuno. Meno sicuro, meno se si agisce contro qualcuno. Ah, mi creda. Per come sono fatta, mai e poi mai vorrei essere contro qualcuno. Ma io per natura non sono contro, anzi. Mi basta trovare un attimo di silenzio e chiudere gli occhi per allontanare le tensioni inutili e percepire dentro me stessa un'altra qualità di vita. Io sento questo molto giusto. Perché a quel livello tutto cambia. Non ci sono giudizi, non si è contro, non è necessario. Si vive e basta. Cosa significano mia sofferenza e mio dolore se in qualsiasi momento posso io essere felice? Dostoevskij. Esatto, da idiota. Ah, la frase è magnifica. Ma vede, quella quiete profonda, quel silenzio attivo, intenso, li trovo sempre meno. Li perdo, faccio sempre più fatica. Lei ha forse ora sole negli occhi e così non vede il paesaggio. Ma sì, lei cambia il suo punto di osservazione. Sole non dà più fastidio, anzi aiuta lei a vedere tutto il paesaggio. Posso io sapere il suo lavoro? Sono un medico, lavoro in ospedale. Con i soliti problemi, i posti letto, la cattiva amministrazione, la mancanza di personale specializzato. Ma per fortuna gran parte della gente che ci lavora è piena di buona volontà. E in collaborazione con i pazienti, a volte davvero molto pazienti, fa del suo meglio. Beh, ma non so se a una persona come lei qui in Svizzera è mai capitato. Lei non ci crederà, ma ho idea. Non mi chieda come o perché, ma ho. Capisco. Ecco il tè. Mi spiace di averla fatto aspettare, ma sa, senza il personale di servizio. Prego, s'accomodi. Grazie, signora.
Forse per lei sarebbe stato meglio andare via subito. Questo senz'altro, io avevo un impegno. Su, facciamo in fretta. Ho sfidato il signor von Kruger a scacchi. Ah, davvero? Mauro è bravo, sa? Oh, non dubito, ma anche io mi difendo. Adesso un po' meno, ma c'è stato un periodo, 2 anni fa, in cui viveva solo per gli scacchi. Esagerata. Gioco appassionante. A me poi, più di gioco in se stesso, interessa psicologia di essere umano chi gioca. È stato scritto, si conosce la vera natura di un uomo da come gioca a scacchi. Vabbè, allora ne scoprirà delle belle. Ah, simpatica, faccio io. E dove vi mettete a giocare? Su, in camera mia. Tra poco vengo a vedere come va la partita. Con permesso. Prego, a più tardi. Grazie. E papà dov'è? Ha detto che aveva bisogno di un po' di tranquillità per rivedere un contratto che deve discutere con quel coso, quel tizio che arriva dall'Italia. Lo sai che mi è sembrato un po' strano? Secondo me quel colloquio con von Grafen deve averlo colpito. E cosa vuoi che l'abbia colpito? Si sono visti oggi per la prima volta. No, non lo so, più che altro è una sensazione. È un tipo in gamba. E tu cos'hai? Io? Ti vedo preoccupata. Sì, sai quanto ho insistito con tuo padre per farlo venire qui? Adesso mi stavo chiedendo se sia stata una buona idea. Oh, ma certo che è stata una buona idea. Anzi, dovresti farlo più spesso. Più lo si strappa al suo lavoro e meglio è per lui. Ma è solo per questo? Che cosa vuoi insinuare? Niente, niente. È che mi sembra un problema da poco, che non giustifica quell'aria preoccupata. Sì, temo che tutto mi possa crollare addosso da un momento all'altro. Vedi, io sono pronta a fare di tutto per il nostro rapporto. Ma ho paura di esagerare, di produrre una reazione contraria. A cosa ti riferisci, scusa? Oh, no, niente, dicevo così, in generale. E poi vedi, stando tanto tempo sole come sto io, si ha modo di riflettere. Qualcuno ha detto che nel silenzio si attua un regolamento di conti con se stessi e con gli altri. Ecco, io ho regolato i miei conti e mi sto chiedendo che moglie sono stata. Beh, adesso cosa ti fai venire in mente? Ma sì, devo pure aver sbagliato in qualcosa. Se in tutti questi anni ho assistito al cambiamento di vostro padre e non sono stata capace di dirgli dove stava sbagliando. Oh no, per dirglielo gliel'ho detto, fino alla noia. Ma vedi, ho capito a mie spese che le cose non basta dirle. Ci vuole qualcosa che le faccia entrare nella testa e nel cuore, a forza magari. Ah, bambina mia, non mi fa piacere constatarlo, ma ho fallito. Fallito? No, 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 no. È lui che ha fallito. E peggiora le cose con il passare del tempo, sempre impegnato com'è a rincorrere i suoi contratti, i suoi affari, le sue ossessioni. Sì, perché nel suo caso di vere e proprie ossessioni si tratta. Ossessioni? Ma sì, le prigioni che si è costruito da solo. Non posso fermarmi, voi non potete capire, sono costretto ad andare avanti. Prigioni, gabbie mentali. Sempre esageratina quando parli di tuo padre. Ma vedi, tu non l'hai conosciuto quando l'ho conosciuto io, non era così. Ah, oh, ecco un'altra frase celebre. No, non l'ho conosciuto quando l'hai conosciuto tu. Io sto parlando di mio padre, tu stai parlando di tuo marito. Oh, a me dispiace discutere con papà. È che proprio non riesco a fingere di essere d'accordo col suo stile di vita. Per carità, lo so che non è una vita facile la sua, lo vedo. Ancora costretto com'è a correre a destra, a sinistra e sempre più in fretta soltanto perché qualcosa o qualcuno ha stabilito che bisogna lavorare di più per guadagnare di più, per avere di più e possibilmente prima di subito. E tutto questo non mi piace e non piace neanche a te. È più forte di me, devo dirlo. Sì, ma se tu fossi un pochino più paziente, probabilmente... Ah, sai cosa si dice? Che la pazienza dei popoli è la mangiatoia dei tiranni. Oh. Va bene, va bene, va bene, come non detto? Cercherò di essere un po' più paziente. Poi spero che senza di me abbiate un po' più di calma. Oh no, no bambina mia, quando te ne sei andata a vivere per tuo conto ho perso una parte di me stessa. Ma vedi, io capisco la tua buona fede, insomma tu hai fatto la tua scelta, ma adesso il problema è per me, per tuo padre e per me. Posso farti una domanda? Ti senti bene? Benissimo. Perché?
È così. È la seconda volta da quando ti conosco che mi chiedi il permesso di fare una domanda. Sono molto preoccupata. Eh beh, sai com'è. Invece per me è la prima volta da quando ti conosco che ti sento parlare senza maschere. Sono molto preoccupata. Senti fuori la domanda o ti strozzo, Hai mai pensato seriamente di lasciarlo? A tutto ho pensato, tranne che a questo. Apri bene le orecchie. Io amo mio marito. Quell'uomo di là sommerso da contratti da firmare e da preoccupazioni più grandi dei palazzi che costruisce. È l'uomo della mia vita. Poco importa quello che pensa la gente o che dice il Papa o il Presidente della Repubblica. Io lo lascerò solo il giorno in cui avrò cessato d'amarlo. Mamma! Sì? Che cosa c'è? Ma non l'avevi mai detto prima, almeno non davanti a me. Beh, sai, sono una donna piena di sorprese. Sono contenta. È bello vederti così decisa. Papà va affrontato con risolutezza, altrimenti ti schiaccia. Lui è un uomo che è abituato a comandare, a mettere sotto. È un uomo che... È un uomo che ha dimenticato. Oh! Nome del rompiballe! Deve essere quel tizio che sta aspettando tuo padre. Come si chiama? Oh! Sì? Buonasera, sono Claudio Comi. Ho appuntamento col dottor Seppi. Ah, bene, le apro immediatamente. Marina, avverti tuo padre che è arrivato il signor Comi. Lo avverto subito e poi vado di sopra a vedere come va la partita.